Cazzo, ne faccio delle mine, ho mai usato. Qui? Me la piglia le munizioni. Anzi, la fa. Me la dice che l'ho fatta, sì. Vediamo. No. Ora me la dà. Me la dà solo perché. Quindi ho fatto tutto. Cosa qui mi dice che c'è. Ah, ma è bloccato da questo. Niente. Sta uno lì. Il problema è l'altro dove cazzo è? L'ho proprio perso il tizio. Mo lo trovo davanti, guarda. Ma l'ho visto. Via. Chiudi la porta. Ti prego. Cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, Macete. non farci del male. Tranquillo. Non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti. No. Sono tutti a casa di Luisa, ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue, dobbiamo entrare in casa di Luisa! Shh, piano! Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Olè. Tu sei la manetta, però. Ok. Da dove? Da qua? E da qui. Ma c'è qualcosa dentro, appunto. Allora. C'è un cazzo. Dov'è? Andiamo, via libera. Mi spacca tutto, entra quello che te la sei presa comoda. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso. Non risponde nessuno. Vieni. Madre! Aiutami. Dobbiamo
andare subito. Vediamo un po'. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No. Sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai. Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Una macchina da scrivere. Ah, la statua è... Porta la città, diciamo. Di qua. Ma arrivo, vedo un attimo le foto del paesaggio. Ok, ho finito le foto. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutto? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani... domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno... qui siete i benvenuti e siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Oh, altissimi. Ascoltateci, le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tenebre eterne, perché ci abbiate mani dai mali del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega! Quella
stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? Porca troia. Padre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Oddio, no! No, ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Lascialo andare! Elena! Adesso basta! Oh mio Dio, mi dispiace, padre. Ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Giusto. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme. Devo uscire di qui. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. C'è un Getz. Mi dà tutta la cosa fatta però. Anche questa? Questa no. Che è? Dobbiamo oltrepassare la porta. No. Che cazzo è? Oh, le monete. C'è un cacciavite nel portachiavi. Questo? Dove cazzo è sti cazzo i comandi? Così. Ancora non mi ha segnato la zona. Ecco perché non ce l'ho caricato. L'avevo già preso. Intanto si è bruciato tutto. Che... Boh, capisco. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Cappaletta. E qui? No. Qua? C'è niente? C'è niente. Chiave del furgone. Che cacciavite che cazzo serve? Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Mortacci. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci. Tranquilla. Un attimo. Il cacciavite.
Qui si vede il inventario qua. Cambiare menu. Cambiare menu. Ma che cos'è che serve? Non è la sua utilità, mi sa, no? Spirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una... Andiamo, freggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, non parlare! Aggrappati a me! Dannazione! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Muoiono sempre tutti. Non riesco a capire. Ma scendi giù, aia. Questo posto è fottuto. Che cazzo sta succedendo ancora? Che male. Merda. Ma che sei scemo? Ha beccato proprio dove gli ha staccato mezza mano. Ma di qua si può andare. Vediamo un po', sai che cacciavite si apriva? Appunto. Cacciavite non ce l'ho più allora. Allora, vediamo un attimo. No, non ce l'ho più. Una volta che usi gli oggetti. Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! Hey! Chi era? Beh, sicuramente non uno dei buoni. Ma qui a terra. Ma scusa, lui è morto, ma. Dove è finito il cadavere? Beh. Scusa, lei l'ha ucciso qui. C'è il sangue, ma non c'è lui. Boh. Non lo so. La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. E non mi fa parlare? Ma la posso coltellare? Tipo? Mi fa fa un cazzo. Dove devo andare? Mi dice che nella chiesa non ho preso qualcosa. Lì sicuramente aprirò qualcos'altro. Tieni un attimo.
No, questa è salva. Ci sono. Sento come se c'è qualcosa, ma non... Tipo una di quelle caprette lì. Mi ammazzo, si muove veloce. L'avevo già vista, sì. Ho liberato tutto. Qui sì. Ma continuo a sentire questi rumori, no, ma non è che parla di rumore di qualcos'altro. No, vabbè, l'ha fatta fa. Qualcosa che non ho esplorato qua? Quindi devo andare. Ok. Nient'altro che sangue e morte. Mi fa cadere l'acqua? Mi fa collegato a qualcosa? Se il cazzo c'era collegato lui, se c'è qualcosa da raccogliere, non ci fa... Mi fa passare sotto. Bene, bene. Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. Cazzo è, ma niente. La madre Miranda piacerai molto. Ha 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 ha.